No, meglio. Le statistiche lo confermano. Spending Review, questa nuova inchiesta che apre un capitolo d'indagine del tutto particolare, lo conferma. L'INPS è l'istituto più truffato in assoluto. Ancora più grave è stato detto in conferenza stampa quando la truffa viene attuata, favorita da pubblici ufficiali. È uno dei dati di questa indagine, insieme al fatto che i primi interrogati, i primi testi ascoltati dagli inquirenti hanno subito chiari tentativi di intimidazione perché raccontassero cose diverse. Anche questo la Procura della Repubblica di Salerno ha voluto rimarcare. Tenete presenti anche che proprio per questo tipo di attività illegale ci sono state e continuano ad esserci dei continui contatti fra i vertici nazionali dell'INPS e la magistratura attraverso la Procura Generale della Cassazione, cioè sia a livello nazionale il fenomeno della truffa all'INPS è tenuto in grandissima considerazione. Anche dopo dal governo Monti ci fu un intervento anche economico per riuscire ad avere una maggiore attività di indagine da parte delle forze dell'ordine e proprio diretta ad arginare questo fenomeno. Successivamente questo fenomeno ha assunto una tale notorietà che i cittadini erano gli stessi cittadini che si rivolgevano al politico per promettere il voto laddove si fosse adoperato. Normalmente in queste situazioni si usa una frase, cioè l'indagine comincia ora, mai come in questo caso, appunto per la tecnicità e per gli aspetti di clinica medica che un eventuale dibattimento ha bisogno di supportare, mai come in questo caso noi abbiamo bisogno di sviluppare oggi un'indagine. Speriamo che anche i sequestri preventivi delle somme ancora una volta inducano le persone che noi riteniamo, continuiamo a ritenere nonostante tutto persone offese. È vero che hanno beneficiato di provvidenze economiche a loro non dovute, però da quello che ci viene descritto da appartenenti ad altre commissioni mediche dell'INPS che si vedevano addirittura defraudati dei propri pazienti con passaggi da una commissione a un'altra artati per farli finire in quella commissione, vi era una fenomenologia che il presidente di una commissione ha definito di concussione ambientale all'interno del... No, le ho detto, io sono a disposizione di qualunque cittadino voglia denunciare fatti reato. Io ritengo su questo che abbia fatto un preciso, concreto ed efficace quadro il titolare delle indagini, il dottor Montemurro, nell'esaltare non solo la assoluta professionalità del personale che ha operato, ma l'affidabilità di questo personale rispetto alle persone del luogo che hanno ritenuto di affidarsi, hanno trovato una risposta concreta e hanno anche superato tentativi diversi per cercare di non far confluire l'attività investigativa a una conclusione che poi c'è stata in perfetta intesa con la Procura della Repubblica.